Virus di Facebook di merda. Tutto è iniziato quando stavo rispondendo ai messaggi. È una procedura giornaliera. Tra i messaggi ce n'è uno di una ragazza che chiameremo L'Untore, che mi aveva inviato un link dove si vedeva la mia immagine del profilo con scritto wow.youtube. Ora, di solito io non apro i link se non sono sicuri, però con il fatto che praticamente tutti i messaggi che ricevo riguardano la mia attività su YouTube, quel link mi sembrava piuttosto normale, dato che c'era scritto YouTube. Quindi l'ho aperto e mi si è aperta una finestrella dove ho premuto ok e poi mi è crashato internet. Oh sì, forse non avrei dovuto premere ok e non avrei proprio dovuto aprire quel link. Riaccendendo internet torno su Facebook, che va molto lento, e mi accorgo di aver involontariamente inviato a più di 200 persone lo stesso messaggio con l'immagine del profilo di chi leggeva e con scritto wow virgola YouTube punto esclamativo e queste cose qua. In quel momento ho perso un battito. Il pensiero si stava facendo largo nella mia testa. Mi ero appena preso un virus di merda di Facebook e non sapevo che fare. Oh, non so se era proprio un virus, una cosa del genere, insomma. Ora, fra i miei contatti a cui avevo inviato il messaggio c'era un sacco di gente, compagni di classe, gente che non sentivo da anni, quelli che mi seguono, il tipo del mio network, alti, bassi, belli, brutti e tanta altra gente. E tanta gente che sarebbe stato meglio se non lo avesse mai ricevuto quel messaggio, tipo tutte le ragazze carine. Insomma, che tattica di rimorchio è? Si ricorderanno sempre di me come quello che invia i messaggi che non bisogna aprire e perdo tutte le mie chance di rimorchio. Insomma, mi affretto a scrivere un messaggio dove spiego che il link è un virus o roba del genere e non va aperto. Lo copio e incollo a tutti i contatti a cui inviato il messaggio, quasi tutti. E poi faccio un post sul mio profilo per specificare la cosa. E mi accorgo che sono stati pubblicati post a mio nome, con lo stesso link di prima, quello con i punti esclamativi, no? E questi post non riesco a eliminarli. Fatto sta che dopo un po' la situazione sembra calmata. Il mio profilo non sembra avere intenzione di comportarsi ancora in modo strano. E così credo di chiudere la faccenda cambiando password a Facebook e a tutto il resto. Poi, dopo un po', ritorno su Facebook e mi accorgo che è successo di nuovo. Altri messaggi, altri post a mio nome. E insomma, dovevo trovare una soluzione e continuare a inviare messaggi di scuse. Il problema è che per sbaglio ho anche incollato la mia password appena cambiata. Sì, perché io facevo copia e incolla per inviare quei messaggi. E dato che prima avevo copiato la mia password, poi per sbaglio l'ho incollata a un tizio, quindi poi l'ho dovuta ricambiare di nuovo. È un casino, insomma. In preda al panico, chiamo mio padre, che mi dice di levare internet, perché questi malware cercano di impossessarsi delle mie password, passando per Facebook. Poi mi dice di cancellare la cronologia di internet per levare le password salvate sugli altri siti, di controllare se il malware mi ha attivato qualche proxy e fare anche una scansione con l'antivirus. E se va tutto bene, andare su un altro computer e controllare su Google se c'è una soluzione al problema. Io ho seguito tutte le direttive e su Google non c'era nulla. Comunque, dal cellulare ho cancellato tutti i post a mio nome, perché evidentemente dal computer non ci riuscivo, ma dal cellulare sì, non so perché. Poi sono tornato sul mio Facebook e il problema non c'era più. Era sparito, desaparecido. Non si capisce perché, io non avevo fatto niente. Però boh, forse cancellare la cronologia, che ne so. E via, se n'è andato. E quindi tutto a posto. La sera ritorno su Facebook, ma non riesco ad accedere. Così vado sulle mail e mi trovo che la mail mi dice che c'è stata una richiesta per cambiare la password. E io in preda al panico credevo che mi stessero creando il profilo, perché non avevo fatto una richiesta per cambiare la password. Così provo ad accedere a Facebook, ma non ci riesco. E mi ritrovo la pagina di Facebook bianca che mi dice: c'è un malware nel tuo profilo, scarica questo e avvialo. E a quel punto le cose erano due. O era tutto un tranello e mi volevano far scaricare altri virus, oppure era vero e dovevo scaricarlo veramente. Queste cose ti fanno diventare paranoico però, In ogni caso ho scaricato quella roba. In fondo la schermata di Facebook mi sembrava affidabile e mi ha detto che aveva scansionato un malware e poi lo aveva levato. Che gentile. Così Facebook mi ha fatto accedere di nuovo. Ho ricambiato la password per la terza e ultima volta e sono tornato nel mondo dei vivi. Tempo perso tutto il giorno. Morale della favola: vaffanculo, ora non apre nessun link, vaffanculo.